La Living Chapel è un'installazione che unisce natura, arte, musica e architettura, ispirata all'enciclica papale Laudato Si, all'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. Nasce da un'idea di un compositore musicale che si chiama Julian Darius Revi ed è ispirata e proporzionata sulla Porziuncola di Assisi. Nello specifico, questa struttura che abbiamo qui all'Orto Botanico è una struttura che è completamente autoalimentata e la musica viene suonata da un gioco d'acqua. La Living Chapel ci fa ricordare, come ogni cappella, che tutta la terra è la casa di Dio, di cui Papa Francesco ha parlato anche nel messaggio per la giornata di preghiere per creato 1° settembre, che questa terra è casa di Dio, perché Dio stesso nell'incarnazione si è fatta carne su questa terra. La Living Chapel è sostanzialmente un progetto di riforestazione che persegue, no, le indicazioni anche delle Nazioni Unite nella Trillion Tree Campaign, e quindi diciamo, noi abbiamo come missione quella di andare a piantare alberi. Lo facciamo attraverso la creazione di giardini Laudato Si o attraverso la piantagione di alberi in aree degradate delle città, ad esempio. Quindi attraverso diverse associazioni, cattoliche e non, stiamo distribuendo gli alberi a questo proposito. Cioè, chi viene qui a prendere un albero deve davvero aver voglia di far crescere quest'albero, quindi di curarlo e di farlo diventare grande, insomma, e di poterlo lasciare alle generazioni future. La cura del creato è un tema universale. Qui il sottotitolo dell'enciclica Laudato Si potrà aiutarci. Il sottotitolo è sulla cura della casa comune. Allora, tutti noi abitiamo in questa unica casa, possiamo essere cristiani, musulmani, buddisti, ma siamo, e poi come dice anche già San Francesco di Assisi, la terra è madre. Noi come cristiani crediamo in un unico Dio Padre, abbiamo un'unica madre terra, e per questo siamo tutti fratelli e sorelle. Allora è un bellissimo, la cappella Laudato Si potrebbe essere un simbolo di questa fraternità di cui adesso abbiamo anche il dell'enciclica di Papa Francesco, proprio sulla fraternità, per dire che siamo tutti fratelli e sorelle, e una famiglia con sei fratelli e sorelle, prendiamoci cura gli uni gli altri.